Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video nel canale. Oggi spacchettiamo insieme, in realtà l'ho già aperto, ma ve lo faccio vedere tutto, anzi diciamo così, vi faccio vedere tutto ciò che è presente all'interno di questo bellissimo pacco che mi è stato mandato da Resin Pro. E io ancora una volta ringrazio il team Resin Pro perché sono davvero sempre fantastici e mi hanno mandato un bel po' di cosine molto molto utili e comode, tra cui soprattutto un nuovo prodotto. Ma adesso andiamo a scoprire tutto ciò che c'è all'interno di questo pacco. Allora, come prima cosa, il nuovissimo prodotto che mi hanno mandato è questo qui. Tadan! La Resin Pro ha appena creato una resina velocissima, che non è altro che la resina poliuretanica di colore bianco, quindi una resina soprattutto facilissima da colorare. Ed è questa qui, guardate, aspettate che apro la bustina così ve la faccio vedere meglio. Ecco qui, questa è la resina ed è fantastica perché appunto, essendo a base bianca, possiamo colorarla facilmente con ogni tipo di colorante, ma soprattutto asciuga in pochissimo tempo, perché questa resina asciuga, ascoltate bene, in solo 30 minuti. Quindi adesso finiamo prima di spacchettare tutto il pacco e poi proviamo insieme questa fantastica resina. Insieme mi hanno inserito, ovviamente come fanno sempre, loro sono super super dolci, dei guanti in nitrile, questi sono quelli neri perché bisogna sempre indossarli quando lavorate la resina. Poi mi hanno mandato una cosa ottima della loro linea che non avevo ancora provato, che è la High Gum. La High Gum è la gomma siliconica plasmabile che vende la Resin Pro ed è una gomma che io amo perché mi permette di realizzare stampi molto molto velocemente, perché queste asciugano circa in 5 minuti al massimo. Ed è la gomma siliconica plasmabile. Fatemi sapere, magari con un commento, se vi interessa un video a parte in cui realizziamo insieme degli stampi più o meno complessi esattamente con questa gomma, così lo registriamo proprio a parte insieme, così oggi ci dedichiamo a provare soltanto la High White. Quindi mi hanno mandato anche questa qui, che non vedo l'ora di provarla, tra l'altro il colore è bellissimo. All'interno del pacco ho trovato anche questa scatolina. Ta-dan, ta-dan! Mi hanno mandato anche tutti i loro coloranti in pasta e sono davvero bellissimi, perché con questi oggi coloreremo proprio la resina bianca. E vediamo allora che colori mi hanno mandato. Anche qui c'è un altro paio di guanti, grazie mille, questi servono sempre anche perché io li finisco sempre. E qui ci sono appunto i vari colori. Allora, mi hanno mandato il color rosso, ed è questo qui che è bello, il rosso, eccolo qua, ed è bellissimo come colore. Poi mi hanno mandato questo qui che è un giallo, anzi no, e sì, in effetti sì, è quasi senape, quindi detto anche color ocra. Davvero bellissimo questo per fare un effetto biscotto, secondo me questo viene davvero davvero molto molto comodo. Poi mi hanno mandato, che bello questo, il blu, bellissimo. Poi vediamo cosa c'è. Bello questo, mi hanno mandato il beige, faremo sicuramente qualche base col beige, bellissimo, amo il color beige, mi dà un non so che di shabby come idea, insomma. Poi c'è il color bianco, sempre sempre molto molto utile il bianco, perché serve a schiarire ogni colore per ottenere anche dei colori pastello. Poi abbiamo il marrone, wow, qui questo è un bellissimo color cioccolato, facciamo anche qualche base a tema cioccolato, che ne dite? E poi l'ultimo, ecco, questo è un colorante ottimo perché io non lo avevo e mi serviva, ed è il colorante nero, che non può mai mancare. E appunto questo era ciò che era contenuto in questa scatolina. Guardate quanti bellissimi prodotti, non vedo l'ora di mettermi a creare. Bene, adesso spostiamo tutta l'inquadratura e andiamo a colare la nostra resina High White. Bene, rieccoci qua, ho preso la mia bilancina, ho preso tutti gli stampi che voglio realizzare oggi con varie tonalità di colore tra il cioccolato e i colori pastello, in modo che poi li utilizziamo insieme per delle creazioni a tema pastello. E poi ho preso dei bicchierini nuovi in cui colerò la resina. Adesso invece andiamo a colare 5 di A e 5,50 grammi di B, grazie alla mia Flavietta che mi ha aiutato con questo mega calcolo. E grazie a Flavietta per avermi aiutato, se guarderai questo video. Quindi andiamo a prendere un nuovo bicchierino e mescoliamo quindi 5 grammi di componente A. Mi ero dimenticata di mettermi i guanti, comunque sono scesi 5,1. Ok, andiamo a spegnere per adesso la bilancia e coloriamo questa piccola parte di resina. Quindi voglio provare a fare nuovamente un bel lilla, quindi questa volta faccio una cosa, metto un po' di blu e un po' di rosso. Adesso
mescoliamo e vediamo come esce il colore. Quindi a questo punto non preoccupatevi se, ah, vedete che bel viola, questo diventerà lilla, ok? Quindi non preoccupatevi se vedete che la resina, quando la state lavorando, rimane a base trasparente, perché poi durante la sua catalisi diventerà appunto con base bianca, quindi renderà praticamente quasi tutti i vostri colori pastellosi, il che mi piace tantissimo. Bene, il viola è venuto, bellissimo, speriamo che adesso venga quindi via bene il colore. Quindi andiamo a riaccendere e mettiamo 5,50 di componente B. Ok, ecco qua, 5,7 dovrebbero bastare, vedremo, vedremo, al massimo esplode casa. Ok, iniziamo subito a mescolare questi due colori, spegniamo e spostiamo un attimo la bilancina. Ok, mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo per un minuto, nel frattempo sentirete che il bicchiere starà già diventando abbastanza caldo, quindi vedete, rimane abbastanza trasparente, non preoccupatevi perché quando asciuga abbiamo visto che diventa bianca. Quindi mescoliamo ancora per un pochino. Ok, vedete, man mano che diventa più caldo sta iniziando a diventare bianco, quindi muoviamoci, muoviamoci. Mettiamo qui dentro del lilla. Quindi guardate, adesso nello stampo si vede che rimane quasi trasparente. Ok, ce n'è rimasto ancora un po'. Io direi di metterlo in una base piccolina, quindi andiamo in questa qui. Non so se basta, ma ci proviamo. Ecco qua. E ne è rimasto ancora un pochino. Ok, mettiamolo in queste gemmine. Adesso vado a preparare altri colori e vi velocizzo il tutto perché tanto poi il procedimento sarà uguale, però voglio fare altri colori pastellosi, quindi metto da parte questi. Sembravano trasparenti, hanno preso effettivamente colore perché la resina, appunto, come vi dicevo prima, mentre reagisce dopo già una quindicina di minuti inizia a diventare bianca, e me è stato proprio confermato da Resin Pro, quindi è proprio così che funziona e secondo me è davvero molto molto divertente. Quindi la resina che abbiamo usato è la Eye White, che è questa qui, e mi piace tantissimo perché vi permette di realizzare delle basi e delle creazioni in davvero poco poco tempo, perché in mezz'ora, guardate quante basi ho pronte, quindi io in mezz'ora ho le basi pronte per tante nuovissime creazioni che non vedo l'ora di andare a fare. Quindi la tematica di questo scopriamo adesso è colori pastello, e andiamo a vedere subito tutto. Inizierei appunto da questo begiolino che ho creato con il colorante cioccolato, io lo chiamerei così. Che bello! Guardate qui che bel colore è uscito, molto vintage, molto retro come colore. Qui ci sono degli scartini che tra l'altro è facilissimo rimuovere. Le creazioni sono, sentite, completamente dure, cioè non si piegano, non fanno niente, sono durissime. Ed è bellissima, mi piace un sacco questa cornicetta, farò sicuramente qualche creazione a tema vintage, è molto molto carina, guardate che bei rigori che ha. Mi piace davvero un sacco poter creare delle creazioni così velocemente. E poi con lo stesso colore ho fatto la mia base, che è la mia preferita, tra l'altro si stacca tutta una volta, veramente velocissimamente, termini miei, dallo stampo. Questa è l'altra, anche questa con questo colore, devo essere sincera, mi piace parecchio, un color caffè in realtà, molto molto particolare, mi piacciono come colori, sì, mi piace tantissimo come sono venute, infatti non vedo proprio l'ora di utilizzarle. Tra l'altro con un colore pieno questa base cameo si fa vedere, insomma, tutti i dettagli, cosa che non facevo da un bel po' di tempo, ed è veramente sempre fantastica, è sempre stata la mia base cameo preferita. Poi andiamo a scoprire invece il lilla, perché ho provato a fare, e l'avete visto, un po' di lilla. Oh, che carino!
è venuto benissimo, Lille è venuto davvero strabene, ci sono un po' di bolle perché non ho passato lo stuzzicadenti nello stampo, ma il Lilla è venuto benissimo, mi piace un sacco, veramente davvero davvero tanto, non vedo l'ora di farci delle creazioni Lilla sopra, vedrete delle creazioni a tema che porterò con me a Miniature Italia, ma mi piace davvero un tantissimo tantissimo, vedete colora benissimo la resina, certo lasciate stare appunto le bolle, quella è colpa mia, ma la resina è perfetta, veramente perfetta, mi piace un sacco crearle perché è velocissimo. Continuiamo con quelle lilla, qui ci sono degli scartini in lilla che avevo fatto, c'è questo qui semplice che è una sfera, una semisfera, niente di che, ma era uno scarto. Poi ci sono le gemmine che ho fatto, guardate che carine, c'è questa e questa che è tonda. Anche questi qui erano scarti, quindi niente di, di esuberante, insomma. Però c'era questa qui che non vedevo l'ora di andare a scoprire, perché è una base che mi è piaciuta sempre tanto. E infatti è venuta bellissima, è davvero strabella, guardate qua. Questa ha fatto un sacco di buchini, tipo mini bollicine, non so dirvi il perché. Vedete, anche sul retro ha fatto tante mini bollicine, ma credo che sia perché... Sì, lo stampo, vedete, tutto questo stampo l'ho utilizzato parecchio, però aveva già un po' di bolle quando proprio l'ho preso. Infatti, vedete, le bollicine che sono venute qui non sono della resina o non sono, diciamo, colpa mia, ma è proprio lo stampo che, vedete, è pieno di micro bollicine. Poi passiamo ai colori rosa. Qui, niente, non sapevo dove buttare la resina che era rimasta, quindi quello poi lo togliamo, ma tecnicamente non serve a nulla. E tada! Wow, che bella, che bello rosa pastello. E sì, guardate proprio questo stampo, vedete pure qua, è pieno di bolle questi stampi qua proprio, guardate, forse, non lo so, vedete, è pieno, è tipo pieno di bolle, ma era proprio giallo stampo così, e quindi con un colore, di solito se lo faccio in trasparente quelli non si vedono, ma con un colore così pieno si vedono tutti, ed è un peccato perché queste cornici sono bellissime, però vabbè, sono fatte così, non so dirvi perché, e vado a togliere gli eccessi. Togliamoci il dubbio guardando invece questa, che appunto invece era perfetto lo stampo, quindi vediamo com'è venuta. Ta-da! E infatti questa è venuta perfetta. Guardate che bella! Che bella a colore pieno, è fantastica! A colore pieno si vede un effetto mitico, perché vedete? Si vedono le cosine in rilievo ed è molto molto carina, mi piace un sacco come è venuta, davvero molto particolare, fa molto Sailor Moon questa base con questo rosa, non so perché, però mi ispira parecchio. Voi la vedete un po' più chiara forse, ma è molto più rosa di quello che si vede adesso, c'è molta luce adesso sul video, però è davvero tanto tanto carina, mi piace un sacco. E andiamo a vedere a questo punto l'ultima creazione di questa colata, che è questa qui che ho fatto con un celeste ed un rosa. Vediamo com'è venuta, sono curiosissima di sapere com'è venuta. Oh, che carina! Wow, è bellissima, è davvero bellissima, è molto molto particolare. Sembrava essere quasi poco rosa, ma si vede anche il celeste. Ed è molto molto particolare, è bellissima come è venuta, mi piace un sacco. In definitiva vi dico che con questa resina Eye White mi sono trovata veramente particolarmente bene, perché è veloce, cioè io adesso posso andare a creare tante creazioni su delle basi cameo che sono state create praticamente in 30 minuti, quindi una mezz'oretta create tutto. E... è veramente ottima, mi trovo veramente bene, è stra consigliata e perfetta. Ovviamente trovate qui sotto nell'info box il link per andare ad acquistare questa bellissima resina Eye White di Resin Pro, e vi lascio anche il link per quanto riguarda questi coloranti qui e la gomma siliconica che mi hanno mandato, ma quella in realtà la vedremo insieme nel prossimo video, perché voglio provare a fare degli stampi e scopriremo qualche stampino. Insomma, fatemi sapere se avete domande, io sono qui, io vi mando un bacione gigantesco, Ninetti, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!